molto strano, non l'ho mai vista. Di cosa si tratta, Giuse? Allora, questo è un porcellino d'India, chiamato anche cavia peruviana. È stato, diciamo, il primo ad essere utilizzato come cavia da laboratorio. E poi tutto ciò che è venuto dopo, i topi, gli umani stessi, perché purtroppo hanno ereditato il nome di cavia. E pelosissimo così. Sì, allora questa è una razza in particolare, una varietà a pelo un pochino più lungo, però esistono tante tipologie a pelo corto, a pelo lungo, a pelo liscio, tanti colori. Questo è un cucciolino, è piccola, però ancora deve crescere. Sì, le femmine sono un pochino più grandi rispetto ai maschi, sempre sui 700-800 grammi comunque. E anche lei proviene dal Sud America, in Sud America se ne cibano. Addirittura, sì. Esatto, anche anticamente, ad esempio gli Incas, sin da allora le allevavano a scopo alimentare, sì, e tuttora in Perù è uno dei piatti prelibati, davvero? Esatto, esatto. È un animale molto timido, molto molto timido. In casa è bene tenerlo in ambienti poco rumorosi, al riparo da spifferi, proprio perché tende ad ammalarsi facilmente. Anche lo stress la fa ammalare, esatto. Cosa mangia? Allora, la cavia mangia le solite miscele o pellet che si trovano in commercio, però la cavia ha una particolarità: non sintetizza la vitamina C, quindi bisogna somministrargliela. E allora, o tramite frutta o verdura ricca di questa vitamina, quindi ad esempio i peperoni che amano, le arance, i kiwi, oppure tramite prodotti in gocce. Sono animali sociali e gregari, quindi amano la compagnia e sarebbe bene tenerne anche due insieme. In mancanza di un compagno, di un simile, si affezionano molto all'umano e lo fanno anche capire perché mettono tanti suoni. Addirittura sì. Di festa. Di festa, di affetto, dei fischietti.